una meravigliosa, possiamo dirlo ormai che si è conclusa questa manifestazione delle, che abbiamo voluto chiamare le Belliniadi, come una vera e propria maratona all'insegna di Vincenzo Bellini. Abbiamo iniziato a Noto percorrendo le città più belle della Sicilia orientale e non poteva non concludersi a Catania, città natia del Cinque Etneo. E il programma che abbiamo voluto, che abbiamo scelto, è stato proprio un programma di musica sacra, perché si pensa solitamente Bellini solamente legato un po' a Norma piuttosto che a Sonnambula, bensì Bellini ha composto nella sua giovinezza delle composizioni di musica sacra che sono state proprio il germoglio da cui poi ha tratto gran parte della sua poi raccolta, insomma, delle più grandi opere, come nella messa che abbiamo eseguito noi stasera ci sono infatti dei richiami a Sonnambula, a Puritani, insomma contiene già il genio della melodia belliniana. Siamo riusciti a portare un siciliano, Bellini, tra i siciliani. Molte volte ignoriamo quello che abbiamo avuto e che sicuramente avremo, ma è giusto veramente ricordare con i fatti, con la concretezza e con la musica. Vincenzo Bellini è un musicista, è stato un grande compositore e quindi merita di essere eseguito e merita soprattutto di essere conosciuto dal suo pubblico. Quindi una bellissima serata stasera qui a Catania, siamo veramente felici di questo risultato, fortemente voluto dall'assessore Maglio Messina, perché ricordiamo sono eventi promossi dalla regione siciliana, dall'assessorato al turismo per la valorizzazione proprio delle eccellenze artistiche, e chi meglio di Bellini. Quindi grazie Bellini, grazie Coro Lirico Siciliano, grazie Catania. L'anno 2019 si conclude con Vincenzo Bellini, l'anno 2020 con cosa inizierà? Guardi, noi iniziamo il 2020, con abbiamo già alcuni gala, uno ad Acireale l'11 con Verdi, ma soprattutto il prossimo anno è l'anno di un grande, di Beethoven, che noi festeggeremo non qui in Sicilia ma in Libano. Quest'anno abbiamo l'onore di essere stati proprio scelti come coro per eseguire la messa solenne di Beethoven, un repertorio difficilissimo, e la celeberrima nona, quindi a marzo partiremo per il Libano nel segno di Beethoven, e sicuramente il prossimo anno tanto Beethoven, e se lo merita anche lui.